Mi sentite? Sì, 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 sì. Okay. Buonasera, grazie per essere venuti. E io mi chiamo Franca Giansoldati e faccio la Vaticanista al Messaggero. E stasera noi siamo qui per presentare un, un libro speciale, un libro che si intitola Opere di Luce e eh, ce lo facciamo introdurre subito da un clip sulle opere di luce, che è un film un brevissimo filmato, sono due o tre minuti, eh, che vedrete dalle immagini ci, ci prenderà per mano e ci farà entrare proprio nel vivo di questo cammino che peraltro ci porterà eh, in diverse zone del mondo. Okay. Immagini bellissime, quelle dei bambini, immagini bruttissime, terribili, laceranti, quelle di Garissa. E poi alla fine il volto sereno di Santina Zucchinelli. Che se alla fine, se tutti noi siamo qui, è anche per quel, per quel sorriso. Comunque. Noi stasera appunto parliamo dei, dei fili di luce, che sono dei fili invisibili, dei fili che uniscono fatti e vite, che eh, si legano tra di loro con la forza di proiettarsi anche, anche oltre, oltre, lo spazio e il tempo. E sono, alla fine sono i fili di luce d'amore eh, che si dipanano e che ci possono illuminare e possono illuminare il mondo. Quindi piccole azioni o anche grandi azioni che però sono quelle che riescono a rischierare il mondo ed è una oscurità che spesso fa emergere questa spaccatura che c'è stata tra la fede e la ragione si sono distaccate e hanno causato delle disastrose derive violente e in questo libro ce ce ne sono, ci sono alcuni episodi e in questo libro che è l'undicesimo della, della serie delle opere di luce Avviene a un paio di settimane da un, da un evento terribile, l'evento di Parigi eh, che è avvenuto il 13 novembre scorso dove appunto si, quando si parla di tenebra si parla anche di questo. E, e in questo abbiamo ancora noi occidentali l'immagine di questi ragazzi che sono, sono stati uccisi al Bataclan in, in un giorno normale facendo cose normali. E, e, e e non è solo quella la tenebra, perché la tenebra è da parecchio che c'è nel mondo e si allunga e non sono nemmeno tempi facili. E io sono contenta perché tra gli episodi narrati in questo libro ehm, c'è l'episodio di Garissa, che è, la, è una delle più brutte mh, carneficine eh, fatte, eh, eh, che è raccontata veramente con il cuore da Don, da Don Gigi che si è recato proprio in questa città che è al confine con la Somalia in Kenya lontana anni luce da quello che può essere la, la, la realtà di Malindi o uh, di, di Watamu quindi delle, delle, delle mete del turismo in questa città è di 800.000 abitanti più o meno grossa tanto quanto Napoli, vivono 8.000 cristiani e vivono in una condizione terribile perché sono, mh, chiamarla persecuzione forse un po è troppo, però insomma, vivono veramente male. E il 2 aprile di quest'anno, ed è per quello che ho introdotto con Parigi: mh, il 2 aprile di quest'anno c'è stato un fatto, c'è stato un attacco, un attacco terroristico nella, mh, nella sede dell'università, Università Cattolica, <coughs> a opera degli Shabab, che sono dei, dei terroristi slav che si rifanno all'ideologia di Al Qaeda e come al solito sono finanziati abbondantemente dai paesi del Golfo. E, e, e qui eh, si è, è compiuta un, una cosa tremenda perché hanno praticamente suddiviso i cristiani dai non cristiani e i ragazzi cristiani sono stati massacrati nel peggiore dei modi. Ter peraltro sono stati uccisi con la stessa dinamica del, di quello che è avvenuto al Bataclan a Parigi. Solo che mentre le immagini di Parigi diciamo, ci sono entrate direttamente nelle nostre case, e ci hanno sconvolto, ci hanno scoperto, le immagini di quei ragazzi purtroppo sono rimaste un po' eh, in, in secondo piano. E non ci sono stato, state per esempio eh, in aprile, quando è avvenuto tutto questo, le grandi manifestazioni di protesta che magari si erano avute il mese precedente mh, quando ci, ci sono stati fatti di Gesù Charlie il, um, eh, al, 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 al settimanale satirico di Charlie Hebdo. E eh, non ci sono stati nemmeno eh, le grandi proteste che si sono avute ehm, adesso per quello che è accaduto. I, i ragazzi di Garissa sono stati diciamo, un po' eh, messi da parte, per cui veramente sono, sono veramente contenta di poter presentare questo libro, di poter contribuire in qualche modo a riportare un po' a, a, alla luce questo, questo fatto. Il Papa ne ha parlato due o tre volte eh, con, con grande forza, con, con, grande, um, con, se, con un modo molto sentito, però per tutto il resto, diciamo, io, poi chiederemo magari a, a, Don, uh, a Don Nunzio, in questo io penso che la Chiesa abbia un po' dimenticato i fatti di Garissa. E li abbia tenuti un pochino in secondo piano. Eh, io mi ricordo che a maggio c'è stata una manifestazione a Roma, eh, al Colosseo, però io sono andata e eravamo in quattro gatti. Ed è come se ci fosse un po' un'indignazione un selettiva. Eh, tant'è che eh, in, adesso quando ci sono stati fatti di Parigi sulla BBC, eh, sul sito della BBC è stato, è stato messo eh, un, un riferimento a Garissa e, eh, ed è come se il mondo per la prima volta l'avesse riscoperto, tant'è che ci sono, hanno avuto picchi incredibili di, di, di click. <coughs> E sono stati uccisi 148 ragazzi, 148 giovani, allora se noi pensiamo ai numeri pensiamo spesso in numero in modo molto freddo e le statistiche non ci fanno mai bene, però se noi mettiamo in fila 148 volti, 148 paia di occhi e allora questo, le cose un po' cominciano a cambiare. Di questi, di questi, le vite di alcuni di questi ragazzi vengono descritte. Eh, Don Gigi, che si è recato a Garissa ed è il primo capitolo di questo libro, libro al quale è dedicato a, a, a queste vittime, inciso, peraltro, vittime. Che erano assolutamente consapevoli anche della, della, delle proprie radici eh, culturali e di fede. Tant'è che eh, ci sono anche delle ragazze che erano riuscite a nascondersi, pensate, in un armadio e poi alla fine purtroppo sono state trovate eh, e, e uccise, che continuavano col cellulare a mandare messaggi alla, a casa e in questi messaggi qui loro stessi si affidavano a Dio, sono dei messaggi veramente di una fede infinita, di una profondità incredibile. Quindi, non lo so, forse ci dirà anche lì Don eh, Nunzio so se è giusto o non è giusto chiamarli martiri, però eh, anche in questo caso il, il, a me sembra che siano stati uccisi proprio in odium fidei, <coughs> E quindi sono felice che qui si possa tornare a parlare di questi, di questi ragazzi che hanno i nomi Emma, Mumo, Diana, Anna, Scila. Ed è bello ricordarli, e, così come abbiamo anche ricordato um, i ragazzi di Parigi. E, an anche questi ragazzi qui possono essere i nostri ragazzi, e non ci possono essere dunque delle vittime di serie A, di serie B, cioè il, il male, la tenebra. Appunto, e, e, cioè, e non possiamo non, non, non farla emergere. Ricordare, appunto, non è mai un gesto retorico. E, e poi la cosa che volevo ricordare è che, quindi, le opere di luce, le opere di luce che riguardano Garissa. Una, eh, riguarda eh, la costruzione di una, una cappella e non è un, un evento eh, diciamo secondario in, con il denaro raccolto Don Gigi eh, realizzerà, eh, completerà insomma quest'opera qui e dicevo che non è una cosa secondaria in questa, in questa città, in quest'area del Kenya, perché appunto eh, parlare di eh, simboli cristiani equivale a, a mettersi seriamente nei guai. E il libro ci porta anche in altre zone, ci porta per esempio uh, in Brasile, in una favela, ci porta, uh, ci porta persino a Bergamo, pensate, ci porta a Bergamo perché um, viene finanziato un, una ricerca per il, um, il, il morbo di, di Chacas che solitamente um, colpisce gli immigrati sudamericani. Quindi ci sono molti modi per, per asciugare le lacrime, ci sono molti modi per accendere delle piccole fiammelle. E adesso passiamo ai nostri, ai nostri ospiti, però prima di presentarveli uno a uno, eh, li, li anticipiamo la loro relazione chiacchierata, ormai una, tipo una chiacchierata quasi in famiglia, mettiamola così, eh, con dei clip. E abbiamo parlato di Garissa e eh, facciamo vedere il video di Garissa, per favore. Prepared, but we could hear gunshots from as early as 5 a.m. So we didn't know which part of Garissa is having that experience because we are used to that. But to our big surprise, it was our students in the university. Most of the university students, we had known them and we communicated on phone as they continued being killed some stayed as as far as 8 hours before they were killed still communicating with their parents still communicating with us indeed it was a very sad experience that we won't forget in our lives <music> Adesso. Ah, sì. <ride> sì. <ralesim Sod> <ride> Bravo! <Arduino> L'università ora è chiusa, e, e, è come se il tempo si fosse fermato alla, a quell'attacco al 2 aprile. Le stanze sono ancora le aule, sono ancora con le sagome. Le, le, cioè, spo, il sangue per, ancora per terra seccato, eh, nel racconto di Don Gigi in presa diretta, cioè, che a me ha fatto veramente colpito davvero, eh, quando lui ha trovato i bossoli per terra, alcuni di questi bossoli che, hanno, che sono quelli che hanno ucciso i ragazzi. Allora, partiamo con Lucio Brunelli, il nostro primo... Eh, esperto di opere di luce perché lui è proprio un esperto andarsene a cercare fa vent'anni il vaticanista io lo conosco veramente da un sacco di tempo eh, ora è direttore della televisione dei vescovi di tv2000 <coughs> Prima di arrivare lì, però, ha lavorato ehm, come vaticanista al sabato poi al Tg2 ed è fra l'altro autore di uno scoop mondiale che rimarrà veramente, <ride> rimarrà veramente negli, negli annali. Perché su LIMES, eh, subito dopo eh, l'elezione di Papa Ratzinger, pubblicò ehm, il conclave, cioè l'elezione. Le, eh, rese per la prima volta ehm, disvelò i segreti di proprio delle elezioni, ehm, coi numeri, le percentuali e quant'altro. Ed era un, un articolo che gli valse appunto <ride> la fama Tanti mondiale, rimproveri. anche rimproveri, <ride> però soprattutto la fama mondiale, <coughs> ha scritto due libri. Il primo libro si intitola Il Tenero Mastino di Dio, che tu non te lo ricorderai nemmeno, ce l'ho una copia a casa <ride> sì, sì, certo. ed è uh, un libro intervista fatto al, um, al defunto cardinale Silvio Oddi. E in, in questa lunghissima intervista eh, fece raccontare a Silvio Oddi tra le mille cose, perché poi fra l'altro era un personaggio che aveva, aveva girato il mondo, un esperto di diplomazia, ehm, fece raccontare come avvenivano i conclavi. Quindi era un po' una sua fissa quella di Lucio, il <ride> conclave. Ehm, e, e, e Oddi raccontava che, visto che all'epoca non c'era ancora Santa Marta, dovevano tutti abitare diciamo, in stanzette che venivano mh, costruite dai falegnami lì per lì, subito dopo la morte del Papa, nel, nel, nelle logge sopra, mh, sopra la, insomma, la, nel palazzo apostolico. E, ed erano assolutamente scomode. Quindi, Oddi raccontava proprio le fatiche di, di anziani cardinali, eccetera. Ed, era, ed è veramente, sono a sfogliarlo in questi giorni, veramente divertente. E, e poi ha scritto un altro libro che è un fanta thriller che si chiama Il giorno del giudizio. È scritto assieme a un altro eh, un giornalista che lavora in, 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 in America Latina, si chiama Alver Metalli ed eh, è la storia di un conclave che non si riesce a svolgere fissato eh, perché sulla cappella Sistina precipita un aereo è un attentato contro l'Occidente, i sospettati sono tipo due tunisini, poi la pista non convince la polizia che sta indagando e poi insomma la storia si, si, si sviluppa in altri modi. Comunque Brunelli l'anno scorso è stato chiamato da Papa Francesco che conosce personalmente eh, a guidare appunto la televisione dei vescovi e lo ha fatto con un, un obiettivo un preciso. Sì, però diciamo il Papa non c'entra no, non c'entra niente. Eh, non niente. Mi Comunque deludere, <ride> allora donne. Spesso per deludere Lucio, <ride> ma non c'entra niente il Papa, con tutto il rispetto alla sua amicizia. Lo ha chiamato comunque per, per, perché riesce a far emergere le opere di luce, i fili di luce, riesce a far emergere le storie intorno al mondo, portando la telecaf, mandando gli inviati, portando le telecamere proprio lontano, e per, farci, per raccontarci come com la vita che noi non vediamo di una chiesa che non spesso emerge. E quindi, a Lucio, lasciamo la parola e chiediamogli che cosa ti ha colpito più di questo libro. Uh -huh. Io ma... sono un pessimo oratore e mi sono appuntato un po' le mie, i miei pensieri, le mie osservazioni a questo libro. Quindi vi chiedo pazienza, ma preferisco anche per dire delle cose pensate e poi per stare nei tempi, 5 minuti credo. Mi hanno colpito molte cose. Volevo premettere che fino a poche settimane fa non conoscevo. Eh, né Don Luigi, Ginami e eh, eh, neanche l'associazione dedicata a sua madre Santina, questa donna straordinaria che stiamo imparando a conoscere. No? Conoscevo Vania da tantissimi anni, una collega bravissima, della quale appunto <coughs> invidio l'eloquio. Lei è capace di fare delle dirette senza incepparsi mai per ore. È <ride> una cosa incredibile, una macchina da guerra. Giornalistica, con la quale abbiamo condiviso tante avventure professionali in tante parti del mondo. Mi ricordo soprattutto quando Re era considerata una cenerentola della Rai, adesso invece è diventata un po' no, la punta di diamante, allora lei veniva a mendicare a noi che lavoravamo in testate più, diciamo, più nobili e ricche, un mezzo operatore, un mezzo montaggio. Ti ricorderai, no? E noi devo dire in qualche modo ci prestavamo. Opere di luce. Opere di luce. Comunque, è per, è per fiducia nei confronti di Vania che mi sono accostato a questo libro, ho accettato questo invito e quindi mi sono accostato a quello che io chiamo il nascosto ma meraviglioso mondo di Don Luigi, perché è come c'è un qualcosa di fiabesco tutto ciò, qualcosa di surreale. So. All'inizio, con qualche piccola diffidenza, perché di questi tempi no, uno sente parlare Monsignore di Curia, Fondazione, eccetera, legge i giornali e pensa, oddio, chissà che cosa ci sarà sotto. Questo è un, è un segno dei tempi, questa diffidenza che viene. no? Poi, ne, poi ne, accenerò, ne accenerò dopo a questo, eh, ma invece voglio dire subito che dopo aver conosciuto Don Luigi di persone, dopo aver letto questo libro, veramente c'è solo ammirazione, simpatia e gratitudine. Davvero grazie per, per, per questa opportunità che, che ci ha dato con questo libro. È un libro che conforta chi è credente eh, e questo lo dico con sincerità perché mai come in questi tempi diciamo, tempi. Del disincanto, no? in cui c'è scetticismo, in cui si respira, tutti noi respiriamo scetticismo. L'unico conforto per la fede viene da quello che si vede, da quello che si può vedere, cioè da quello che, dalla testimonianza della vita, ma in quanto cose che si possono diciamo, no? vedere, fatti, fatti di grazia, vedere come Dio agisce davvero attraverso l'umanità delle persone. E credo che conforti anche chi non è credente, perché comunque vedere dei segni di bene fa bene a tutti. No. Il, libro, il libro mi ha colpito innanzitutto perché è un vero reportage cioè non è un libro di pensieri spirituali è un, è un vero reportage scritto benissimo ed è molto coinvolgente molte pagine sono state scritte a caldo poi Vania magari no, l'ha aiuta, aiutato la scrittura a, a, a rifinirsi però si, si sente che è stato scritto spesso a caldo sul posto e lui stesso lo, lo raccontano magari sulla jeep appunto lungo questo percorso per Garissa o in una favela o comunque in tutti i luoghi dove, dove si è recato. Sono il filo che lega tutte queste storie, e questa è un'altra cosa che mi ha colpito, che sono storie di carità, perché di questo si parla, no? cioè di... in luoghi e situazioni estreme, cioè sono tutte situazioni estreme. Il Kenya, appunto, ci ha parlato tantissimo Già Franca di Garissa, il luogo dove i terroristi somali di Al-Shabaab hanno ucciso quei 148 studenti cristiani, con Luigi che si è portato a casa addirittura dei bossoli, no? dei proiettori che uccisero quei ragazzi. E poi la testimonianza di Suore Velina, che tra l'altro ecco, le sinergie per cercare di raccontare storie positive ci ha aiutato poi a contattarla adesso ai nostri inviati che sono stati in Kenya con il Papa e abbiamo potuto avere la, il racconto, la testimonianza di Suore Velina, che era appunto la religiosa che riceveva, che ha ricevuto tantissime telefonate e sms dai ragazzi che erano ancora intrappolati dentro l'università. Ed è una testimonianza straordinaria quella che c'è nei libri e anche quella che poi ci ha raccontato in televisione. E poi il Messico, Gaza, impressionante la storia di Gaza, con questa piccola comunità cattolica, 100 fedeli, poco più, poco meno, eh, un, un grande carcere a cielo aperto: no? Gaza. E il Peru, il Vietnam, eh, dove si alternano storie drammatiche ma anche storie simpatiche, ha colpito quando. <ride> È stato invitato a cena e, e lui stava per mettersi in bocca la carne che era nel piatto, salvo poi scoprire che era, che era carne di cane, no? e lì proprio Don Gigi non ce l'ha fatta, <ride> ma lì è normale, è normale mangiare carne di cane. Quindi dicevo, tutte storie dure, estreme, spesso colpi allo stomaco, perché alcune storie sono dei veri colpi allo stomaco, come le storie dei bambini della favela di San Salvador de Bahia di cui si propone l'adozione a distanza. A me ha colpito la storia di jean Cristina, questa mamma di 27 anni, bruciata viva dal marito perché si era opposta al tentativo di stupro della figlia avuta da una relazione precedente. Quindi cercare di aiutare poi i figli. O la storia di Nekessa, che mi ha colpito tantissimo, in Kenya, che morirà, questo è il suo destino, una no? malata di AIDS e di fame, sola, tre uomini alle spalle, l'hanno lasciata sola con questo bambino albert albert di tre anni e anche qui sono bastati 120 euro se ricordo bene no? da parte dell'associazione amici di santina per pagare l'affitto di un anno 120 l'affitto di un anno in un piccolo appartamento eh, un po più salubre della capanna di fango dove invece non gigi l'aveva incontrata e conosciuta la prima volta 120 euro e qui mi è molto piaciuta la diciamo, l'amarezza e direi la sacra indignazione con cui Don Gigi ci dice che con 120 euro si paga la pensione di un cane in no? una settimana nel nostro mondo ricco occidentale. Le adozioni a distanza, anche qui sono rimasto colpito da, da come sono praticate, è una delle forme di carità proposte dall'Associazione. Un impegno abbordabile da molti di noi, 300 euro l'anno. Se, se mi sbaglio mi corrigerete, <ride> ecco. Ma non è solo mettere mano al portafoglio. No? Questa mi pare la filosofia dell'associazione. C'è il coinvolgimento della persona. Cioè, quindi, è previsto un viaggio in loco per, per conoscere veramente la situazione dove, dove vivono questi bambini. Un collegamento Skype una volta al mese con il bambino e gli educatori. Quindi, così non è solo un aiuto agli altri, ma anche un aiuto per chi adotta, e qui mi piace come a pagina 373, lui dice un aiuto per chi adotta a cambiare un po' in meglio. A me è piaciuto tantissimo questo accenno, questo po', no? perché mi dice eh, il realismo, mi dice la mancanza di pretesa, no? la discrezione di chi rispetta la libertà della persona e ha fiducia nella grazia di Dio. No? Beh, è lui che fa le cose, non è il nostro eroismo, quindi aiuta chi fa questi gesti a cambiare un po' in meglio, però a cambiare. Altro punto che mi ha colpito tantissimo, il libro ci racconta, ci fa vedere anche il volto di una chiesa di base, di una chiesa missionaria, che non viene mai raccontata o poco raccontata da noi comunicatori, mi ci metto anch'io anche se eh, ringrazio Franca per, per i suoi elogi, è chiaro che... Io ho avuto sempre una grande passione a cercare le storie positive, le storie belle. Qui ce ne sono tante. Ehm, dico po poco raccontata da noi comunicatori anche dell'informazione religiosa, che spesso riduciamo appunto l'informazione religiosa a informazione di palazzo, no? Ricalcando il modello un po' logoro dell'informazione politica, no? Che è tutta informazione di palazzo, di gossip, di intrighi, oppure di dichiarazioni, de del carosello dei delle dichiarazioni dei politici che finiscono nei pastoni serali dei nostri TG eh, anche se nel nostro caso diciamo l'informazione vaticana spesso è informazione sui sacri palazzi no? ecco, a proposito di questa chiesa di base soltanto un, 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 un esempio che mi ha colpito tantissimo quel missionario guatemalteco che Don Luigi, Luigi incontra in Kenya a Buratana no? Diocesi di Garissa appunto, a pagina 60, volevo soltanto leggervi una brevissima pagina, poi la, la ritroverete. Eh, padre Ernesto, al quale lui appunto eh, dona questa cappella in memoria proprio dei, degli studenti eh, martiri di Garissa. E lui rimane ovviamente, Monsignor, essa è una grazia di Dios. Eh, e poi lui scrive, o scrivete, il giovane sacerdote che non sa molto di teologia e Bibbia, ma che con quattro martellate è capace di riparare una jeep in mezzo al deserto, con le mani sporche di olio, qui fa qualche reminiscenza battistiana, mi è venuto no? quel, quel mio amico che, come diceva Battisti, che con uh, l'amico meccanico che con un cacciavite in mano fa miracoli. Sembra. Con le mani sporche d'olio di motore si asciuga la fronte sotto il sole cocente, sembra di vederla la scena. Padre Ernesto, che forse non dedica molto tempo alla lettura e all'aggiornamento, ma che sa perfettamente come funziona un generatore, una pompa d'acqua o come si scavano le fondamenta e si costruisce un muro, lui sorride contento a questa promessa. No? Forse i 148 ragazzi martiri hanno operato per lui oggi il loro primo miracolo, mentre Padre Ernesto. Parla, parla, provo ammirazione per lui, con il suo vestito povero ma pulito, con i suoi sandali impolverati, con nel corpo i segni di un altro martirio che è costituito dalla presenza in una terra infida e crudele. Una presenza per la quale ha pagato con la malattia della malaria a soli 34 anni, con un incidente stradale mal curato la cui cicatrice è ben evidente sulla sua fronte. Padre Ernesto è una presenza profetica in un villaggio sperduto dove la parola ospedale non esiste. Dove muori per una stupida appendicite, ma dove nel piccolo dispensario della missione regna ordine e pulizia, anche se sovrana signora è la povertà. Mi sento stupido, ridicolo e anche falso, misurandomi con lui. Io con le mie paure, con la mia cultura, i miei libri, con le mie lingue, con tutte le incrostazioni che il nostro comodo mondo offre. E questa è veramente una cosa bella, ed è bella la testimonianza che ci dà Don Luigi. Eh, Stefano Folli, nella bellissima eh, prefazione, giustamente sottolinea la sintonia fra queste storie di carità, fra questa sensibilità pastorale, diciamo così, per usare il nostro gergo ecclesialese, e il pontificato di Francesco è evidente, no? stiamo parlando di periferie di poveri di... e quindi è un'osservazione giusta. Ma io volevo farne una. Cioè, Fare una, precisa, cioè una precisazione: una precisazione, un'ulteriore riflessione. Cioè si tratta di una sintonia nei contenuti, non di maniera. No? In questo andare nelle periferie cercando gli ultimi fra gli ultimi, Don Gigi non vuole fare il pappagallo, l'imitatore goffo. Di Francesco, non vuole fare il bergogliano per intenderci, magari per mettersi in mostra e fare carriera, no? perché anche questo può succedere ai tempi di Francesco. Sono esperienze che viveva già prima dell'elezione di Francesco, no? perché questa è una storia che inizia dieci anni fa. L'undicesima. Eh? Quindi non c'era ancora Papa Francesco. Esperienze che nascono dalla memoria dalla memoria ferita della fede e della umanità di sua madre Santina una presenza che l'accompagna in ogni incontro e in ogni pagina del libro sono, sono storie ho scritto, che nascono dal cuore del cristianesimo ed è qui la sintonia profonda non politica con il pontificato di Francesco no? perché Francesco non sta inventando una nuova chiesa come talvolta scriviamo noi giornalisti sta riportando con la grazia di Dio la chiesa al suo cuore no? alla semplicità del Vangelo e in questo vedo la sintonia profonda con il pontificato di Francesco. Un'ultima osservazione che è una domanda sottovoce, con discrezione, che mi piacerebbe rivolgere a Don Luigi, se poi ci sarà tempo. Lei è un Monsignore della Curia Romana, è quello che dicevo all'inizio. Di questi tempi questa definizione può suonare come un insulto, quasi no? una parolaccia. Curia romana. Cioè uno sfoglia i giornali di questi, di questi tempi. La Curia, lo sappiamo appunto, non gode di buona stampa. E in qualche caso forse anche con qualche buona ragione da parte no, dei giornalisti eh, il Papa stesso ha parlato con molta parresia di corruzione in Vaticano, Ratzinger parlò di sporcizia no, nella Chiesa durante una via Crucis, quindi in un momento molto solenne, ma è evidente che la stampa generalizza no? e questo, io mi occupo di, di, di Vaticano da 30 anni come giornalista e posso dire che ho conosciuto sì, tanti, tante storie poco edificanti ma anche delle delle persone straordinarie all'interno de, de, delle mura vaticane e anche delle esperienze di carità eh, straordinarie. Penso almeno nei decenni passati, all'esperienza di Villa Nazaret, che era un'esperienza di carità legata proprio alla segreteria di Stato, Cardinal Casaroli, cardinal no? che un po' diciamo riecheggia. Però ecco, mi chiedo e vorrei chiedere a Monsignor Luigi come vive lei questo momento particolare del Vaticano. E cosa pensa quando apre i giornali che raccontano di tutte queste storie? Che è inutile eh, 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 ridire che abbiamo tutti, tutti davanti. Se non sente tutto questo anche come un'ingiustizia nei suoi confronti e di altri sacerdoti come, come lei. Se ci sarà modo poi. Ma so, ma so che lei non, non ama parlare di questo e questo è un altro motivo di, diciamo per me di, di indice che è un'esperienza genuina e sana la sua. No? Cioè che non, però insomma eh, mi sembra che anche sul piano umano sia una, sì, una domanda che a me è venuta insomma leggendo questo libro e da giornalista eh, diciamo poi eh, leggendo e seguendo le cose di cui si parla questo, questo periodo. Grazie. Magari alla fine Don Gigi se vuole tra un saluto ci, ci risponderà. E, grazie Lucio. Ma vorrei mandare in onda il video che è stato ripreso, che racconta un po' quello che è accaduto, che sta accadendo nelle, nelle villas San Roman, che è una villa miseria, insomma uno di questi, di questi baraccopoli dove la vita scorre lentamente, segnata appunto dal, dall'estrema povertà. e Lì Don Gigi è andato, vedremo che cosa, che cosa ha trovato. E ha portato tra l'altro anche un piccolo piccolo dono del Papa che è una Madonnina. Sei pronto il filmato? Sì, è pronto. I am, I, am I am called on a mission to love and serve the Lord. To the altar, the gentle sacrifice. He beckons me, I answer, though at times I run and hide. But hearing him, my heart is open wide. Dante barrio de Villa Saromán. Soy muy feliz de esa, de esa celebración de la Usted sabe bien que el Santo Padre es una persona que es muy ciega a los pobres. Y por nosotros que somos pobres, aquí esta tarde el Papa ha enviado con el Monsignor Kake, esta imagen que se llama la imagen de la Virgen de Luja, que está en Argentina. Questa imagen è arrivata al Vaticano, è un gran eh, regalo per noi. Al termine della misa, tutti chi che vogliono dare un beso a la Vierge Maria e può eh, 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 essere. non sta la luce. Può dare un beso a questa imagen e ricordarsi di quando passa qui. En la capilla, en esta capilla está una Virgen María que viene de Roma, que viene directamente del Vaticano. Eh, espero que usted puede ponerla aquí, cerca de esto de Jesús, porque puede ser por todos una imagen que da por nosotros una gran ayuda, una gran ayuda. Esta es la primera cosa.

dimenticare questi volti fra l'altro c'è quel volto di questa, della bambina di questa bambina peruviana che si vede anche in, nella copertina del libro che è un volto proprio che ti, che ti interroga ti scava allora monsignor Nunzio Galantino o don Nunzio come ha detto in varie interviste di, di che, che voleva essere chiamato. Continuare a essere chiamato così, perché l'hanno sempre chiamato così e, e non, non, non vuole cambiare, non vuole modificare, diciamo, questa, questa, questa prassi. È il nuovo segretario generale della CEI è, è voluto da, da, da Papa Francesco diciamo, per imporre un nuovo corso alla conferenza episcopale italiana. Nel 2011 è stato fatto vescovo da Benedetto sedicesimo è destinato a Cassano L'Oionio che è, una, è una, una diocesi, una piccola diocesi calabrese dove però ci sono grossi grossi problemi, sono problemi e non mancano nemmeno, E sono i problemi tipici del sud, quindi la mancanza di legalità, il lavoro che non si trova, i giovani che non hanno, che non hanno prospettive e Don Nunzio che lavorato. ha lavorato, <ride> ha lavorato parecchio, fra l'altro ha scritto anche eh, una ventina di trassaggi e libri, eh, molti sul pensiero di Rosmini. Quindi eh, io gli volevo chiedere, volevamo anche un po' sapere... Eh, come si trova da qui a, qui a Roma a guidare insomma, questa, mh, questa mh, corazzata eh, per far emergere sempre più opere di luce e poi soprattutto chiederle che cosa ha provato vedendo tutti questi volti, vedendo queste storie, che cosa l'ha colpita di questo libro. Eh, vi L'ho vista che prendeva appunti eh, soprattutto con Garissa. Sì. C'è una domanda di riserva? Dopo. Su come mi trovo? Dopo. <ride> mi trovo bene, sicuramente mi trovo bene. Grazie per l'invito, ho accettato l'invito di Don Gigi proprio perché non ci conosciamo da oggi, ci conosciamo da parecchio, per cui tante delle cose che sono scritte qui in genere erano anche oggetto qualche volta di scambi mh, a casa assistenti, un po' dove eravamo ospiti entrambi, assieme ad altri sacerdoti che lavoravano con uh, lavorano ancora a servizio della conferenza episcopale italiana. Sì, io prendevo degli appunti mh, proprio perché mh, mi hanno colpito un po alcune affermazioni. Per cui prima di dire qualche cosina sul libro, almeno per come io personalmente ho potuto leggerlo, ehm, mi ha colpito per esempio l'affermazione che lei ha fatto alla fine del primo della prima clip sul, sull'università, ha detto l'università è chiusa. Sì. Ecco, fra qualche giorno dopo dopodomani parto, vado a Erbil dove c'è una stessa situazione, vado però per aprire una università, università costruita con i soldi dell'8 per 1000 della Conferenza Episcopale Italiana per accogliere proprio i propri giovani profughi della zona di Mosul, della zona della piana di Ninive, inauguro questa università per dare la possibilità a questi ragazzi di non stare soltanto in questi luoghi in cui, che abbiamo cercato di creare assieme ad altre realtà, ma che possano anche pensare e progettare in maniera seria il loro futuro. Quindi per una università purtroppo tragicamente chiusa ce n'è una grazie a Dio che se ne apre e penso che non sarà l'ultima, quindi anche questa è una opera di luce, di luce che si accompagna, si aggiunge un po'. A queste opere di luce. A proposito di opere di luce che si aggiungono, un po' un passaggio l'aveva già fatto l'amico Lucio prima. Non l'ha chiamato il Papa a fare il. l'ho chiamato io. Questo proprio sia chiaro. Va bene. Io non ho virtù e almeno mi prendo quella di abitare a casa assistenti, non essendocene altre. Eh, non ho meriti mi prendo almeno questo. Va bene. Ma a parte gli scherzi, accennava anche lui. L'acquisto è ottimo. Eh. Eh? <ride> e stavo, dicendo, stavo dicendo che l'accennato un po' prima Lucio, il senso anche diciamo, storico particolare che ha presentare un libro di questo genere, cioè storie di questo genere, in un momento particolare, in un momento in cui, <ride> diciamo certo giornalismo fa a gara ad accendere i riflettori in maniera qualche volta ideologica su episodi e su comportamenti certamente esecrabili, certamente condannabili. Ecco, sono contento di poter parlare di queste realtà, che, che si possa parlare di opere di luce nate anche da una fede accolta e da una fede vissuta. Per cui, insomma, a scanso di equivoci, non è che la fede in Gesù Cristo vissuta a Roma debba portare necessariamente a certi appartamenti o a certi comportamenti, ripeto, condannabili ed esecrabili, tanto che non ho avuto eh, remora a dire che io personalmente ho intenzione di costituirmi parte, parte civile, civile in processi eventuali che vengono fatti nei confronti di chi utilizza male l'otto per mille, questo sia chiaro. Terza domanda che mi è stata fatta. Se questi giovani sono martiri, non c'è bisogno che sia io a uh -huh. pronunziarmi su questo. Penso che quello che è successo parla da solo in senso positivo e in senso negativo. In senso positivo parlano quei, quegli sms, quei messaggi mandati, quel non aver voluto dichiararsi se non cristiani. Questo già è importante, no? Ma in senso negativo ci dice anche di quanta barbarie siamo capaci, sono capaci gli uomini e le donne anche di questo tempo. Poi in maniera provocatoria prima ha chiesto se la Chiesa non tenga il sacco praticamente a questa indignazione selettiva, praticamente se non è uno di, quel, di quei soggetti che ama la indignazione selettiva. Io non devo difendere niente, soprattutto in, in questa veste però vorrei far notare che la chiesa in questo momento è proprio diciamo <ride> vittima della indignazione selettiva, perché vorrei sapere quanto spazio la comunicazione in questo momento sta dando a tutto quello che sta succedendo nei confronti dei cristiani cattolici e anche evangelici o altro perseguitati, per cui se non si partecipa a una manifestazione non è che si sia eh, diciamo nativamente selettive rispetto a certe realtà. A me è sembrato anche strano che negli stessi giorni in cui succedeva questo, questo, questa tragedia a Parigi, due giorni dopo, altri 140 ragazzi sono morti e non c'è stata, stata traccia nelle notizie 140, eh, che sono un po' più di 128 o 127, ammesso che si possano fare queste distinzioni. Per cui io penso che questa storia della selettività sì, è una malattia che può toccare tutti, può toccare anche noi, però ecco, stiamo attenti un po' um, a certe cose. Per quanto riguarda il libro, cosa devo dirvi? Ecco, certamente il libro racconta un progetto, innanzitutto, no? Ma soprattutto, racconta progetti, racconta soprattutto delle opere. Mi piace questo, 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 questo riferimento alle opere, che perché raccontano di sé sono poi opere di luce. E qui in quanto opere, quelle raccontate qui dentro, rispondono al bisogno che tutti abbiamo di sentirci raggiunti dalla concretezza. Di parole in libertà, di slogan che inquinano l'etere, da qualsiasi parte vengano, non se ne può più, non se ne può più. E questo continuano a dircelo soprattutto due categorie di persone, i poveri e i giovani. I primi, i poveri, perché non hanno il tempo, non hanno energie da spendere quando la famiglia sale o quando il freddo li immobilizza. I giovani non ne possono più, nemmeno loro, di slogan in libertà e di slogan che, ripeto, di parole. Che inquinono lettere e ce lo dicono con i gesti più che con le parole. Ce lo dicono chiaramente quando si legano e si fanno guidare da uomini e donne capaci di mettere in campo opere e non chiacchiere. Guardate, non è vero io. Fatto il vescovo di strada, ora sono stato messo un po' sul marciapiede, nel senso buono della parola però, eh. stiamo attenti perché qua non voglio uscire domani sul giornale, eppure perché ogni cosa che dico ormai qua, devo, devo, dico, sono stato messo un po' più, un poco più, un poco di più al riparo, ma si fa perdere, si fa perdere che c'è anche il fuoco amico. Eh. Si fa per dire, però ecco l'esperienza, la grande esperienza che ho fatto, ma non solo a Cassano, ma in 36 anni di parrocchia, un centro storico che non ho mai lasciato. Mi sono reso conto come questi luoghi comuni che noi abbiamo, che, che utilizziamo nei confronti dei giovani, una buona volta facciamoceli, ce li ce Perché ripeto, i giovani sono un'altra categoria che non ne può più di parole, lo dimostra legandosi, legandosi seriamente a uomini. E donne capaci di fare, compiere opere di luce e non di emettere suoni, come purtroppo tante volte, tante volte succede. Ecco le opere raccontate nel libro di Don Gigi, e nel libro anche di Vania De Luca, sono proprio opere, dice qui, di luce, una luce che si sprigiona dai singoli progetti realizzati, qualcuno li ricordava, li ricordava Lucio, no? Ma che si sprigiona soprattutto dai volti che si raccontano. Raccontano di vite rimesse in cammino, di sogni divenuti realtà, di speranze portate a compimento. E come piace pensare questo libro come una sorta di avanguardia o, se volete, anche di compagno di viaggio di tantissime altre realtà, di tantissime altre realtà che veramente gettano luce in questo nostro mondo. Ce ne sono, ce ne sono tante. Ogni volta che io incontro i direttori di TV2000, ma anche quelli di Avvenire, dei Siri, di Radio in blu. Io questo sto chiedendo. Sto chiedendo di essere gente, una televisione generalista e non bigotta, sto dicendo sempre, che racconti storie reali, storie vere, storie di cui abbiamo un po' tutti quanti bisogno. Non per sentirci un pochino più buoni, ma per sentirci. Un po' più uomini, un po' più donne, questo è soprattutto quello che c'è da fare. Ecco, per tutto questo, sento di dire anche il mio grazie a tutti quelli che sostengono il progetto che è all'origine delle storie raccontate e delle opere di luce realizzate. E grazie che viene da una chiamata a, fre a frequentare luoghi segnati dal bisogno, segnati un po' dalla dalla urgenza e noi penso che abbiamo tutte le possibilità, le condizioni per dover rispondere in maniera positiva a tutto questo e grazie. Grazie Don Nunzio. Io non ho mai detto a nessuno di chiamarmi Don Nunzio perché penso che la gente abbia un poco problemi più seri che se domandarsi se mi devono chiamare eccellenza o Don Nunzio. Guardate, a me non importa proprio niente perché può diventare un altro mito adesso quest'altro, e cerchiamo un po' di, di liberarcene tutti quanti. Allora, passiamo all'altro clip, che è quello dei bimbi del Vietnam, l'orfanotrofio del Vietnam del Nord di Xui Xa, quasi impronunciabile. E anche qui vedremo immagini tenerissime di questi bimbi, eh, dagli occhi a mandorla meravigliosi, che vivono in una condizione mh, di, di miseria e di bisogno estremo. Questi angeli che non hanno nessuno. Stefano Folli è l'ultimo nostro relatore, è editorialista di Repubblica, politologo. Ha svolto il ruolo di editorialista per il Sole 24 Ore ed è stato direttore del Corriere della Sera prima che arrivasse a De Bortoli. E ha iniziato la sua carriera alla voce repubblicana ed è stato anche portavoce del presidente del Consiglio Spadolini. Anche a lui chiedo che cosa ha colpito di questo libro. A me ha colpito, come ha del resto anche a Lucio, la prefazione, che, che questo libro è destinato a, a catturare, eh, a far riflettere credenti e non credenti indistintamente. Sì, grazie, <coughs> grazie. anch'io ringrazio per questo invito. Ringrazio Monsignor Ginami per avermi. La, la prefazione eh, deriva credo dall'amicizia che si è sviluppata fra, fra di noi in questi ultimi anni e certamente dalla stima profonda che io provo per lui per quello che fa. E in effetti, sì, eh, chi ha titolato la, il, mio il mio breve scritto, ha colto l'essenza perché questo è un libro che parla ai credenti, naturalmente, e parla anche ai non credenti. Perché? Perché, Perché è abbastanza evidente. Margrethe Ursenar, in un passaggio del suo celebre libro dedicato all'imperatore Adriano, fa di ultimo delle parole molto malinconiche eh, sull'inverno dello spirito. Ci sono stagioni esistenziali, ma anche storiche in cui lo spirito sembra essere entrato in una stagione fredda, cupa, invernale, appunto. È un po' anche la nostra stagione, io credo. Noi siamo entrati in un, in un momento della storia in cui lo spirito tende a dissolversi. E questo libro ci ricorda invece che lo spirito è fondamentale, è fondamentale per esprimere quanto di positivo c'è nell'anima umana. È un libro che eh, è stato detto giustamente anche da Brunelli: torna all'essenza dell'umanesimo. L'umanesimo è una fase storica, è una fase naturalmente grande stagione di fioritura delle arti, delle lettere, anche della politica, nel nostro rinascimento, ma molto prima l'umanesimo è, io credo, alla radice del cristianesimo. Il cristianesimo è stato il primo grande movimento che ha dato dignità all'uomo e dando dignità all'uomo ne ha esaltato la spiritualità. Questo credo che sia un punto da tenere molto fermo. Ha detto benissimo Franca Gian Soldati all'inizio, grandi tragedie della storia, anche della nostra storia di europei, nascono dalla separazione fra fede e ragione. E questo libro invece ci parla di come si ricompone nella Tormenta dei nostri tempi, si ricompone la fede e la ragione. Ma quando dico che è una spiritualità che parla anche ai non credenti, poi devo anche aggiungere che le storie che racconta Don Luigi, eh, le storie di sofferenza, le storie atroci di questa violenza terribile nelle periferie del mondo, ci parla anche di qualche cosa. In cui veramente soltanto chi ha una fede fortissima riesce a stare, riesce a esprimere un messaggio positivo di speranza, soltanto chi ha una fede fortissima eh, riesce a trasformare, a condividere le sofferenze degli ultimi e riesce a riscattarle per trasformarle in un messaggio di bene, opere di luce appunto. Quindi la spiritualità parla a tutti. Ma soltanto la fede, lo dico con profonda convinzione, soltanto la fede riesce a darci la testimonianza che queste pagine eh, ci danno. E, e sono pagine sconvolgenti, sono pagine sconvolgenti. Leggerle e posti degli interrogativi è tutt'uno. C'è un interrogativo che, che serpeggia in queste pagine, uno fra i tanti. Da è la sensazione di dire: Ma, ma Dio dov'è? In queste favelas, in, questa, in queste descrizioni di queste orribili torture, di queste sofferenze indicibili, Dio dov'è? E la risposta è: per come la intendo io, Dio è in tutti coloro che, nonostante tutto, nonostante tutto questo male, questo male disumano, come lo stesso Monsignor Girami dice a un certo punto nel libro scritto compagna De Luca, nonostante tutto questo male disumano si riesce a riscoprire Dio continuamente nella dignità che viene restituita a, queste, a questi esseri che altrimenti non, non ne avrebbero. E questo è certamente qualcosa che colpisce profondamente il lettore, qualsiasi lettore. C'è un, un punto che vorrei leggere. Siamo in Messico, siamo a un racconto terribile di una donna che ha perso il marito in un modo atroce, che scopre alcune settimane dopo di essere incinta, nascerà una bambina nove mesi dopo e dice questa donna parlando con, con Don Luigi, questa bambina è la luce più bella che ho nella mia vita insieme a Paloma, un'altra bambina. Sì padre, da un dolore terribile come questo può nascere un diamante. Anche tu oggi, asciugando con le tue dita le mie lacrime e accostandole alla tua lingua nel gesto di berle, mi hai sconvolto. Sei venuto così da lontano per bere le mie lacrime, baciare i miei piedi e abbracciare forte il mio dolore. Vuol dire che dentro di te esiste una forza così potente che supera ciò che è umano. Ti prego, Don Gigi, conserva sempre questa tua forza e umilmente custodiscila. Quello che hai fatto oggi vale più di tutte le prediche che fai in chiesa e di tutti i soldi che mi puoi dare. Hai capito? Lasciando questo luogo, ricordati di me, delle mie lacrime, dei miei piedi sporchi, dei miei capelli scomposti, e ricorda che devi essere per sempre un bravo sacerdote, come sei stato per me oggi. E qui scrive Don Luigi. Quella disperata non poteva capire il bene di quelle parole che spesso mi diceva Santina, la mamma che fa da sfondo diciamo, a tutto questo libro, come altri libri. Diceva Santina, ricordati sempre di essere un buon sacerdote. E io mi chiedo, dopo tanto scrivere, ero davanti a Lisette, ero davanti a Santina ed ero davanti a Gesù stesso? Ecco come la sofferenza della persona coincide. A questo punto con la sofferenza e con l'essenza stessa non solo della spiritualità, ma della fede di, di, don, di don Luigi. Le lacrime bagnano i miei iPad in questo pullman. Se siete riusciti ad arrivare fin qui, dite ora, Padre nostro, perché io sia sempre un buon sacerdote. E questo, ripeto, è qualche cosa che investe, tocca direttamente la fede. La spiritualità, invece, riguarda tutti in una stagione in cui l'inverno sembra arrivato e bisogna dire ancora credo una cosa è vero le vicende sono poco raccontate le vicende di questo libro se ne parla troppo poco la colpa sarà anche dei mezzi di comunicazione non c'è dubbio ce la prendiamo tutta eh, però io vorrei dire questo eh, non esistono morti di serie B in Africa, in America del Sud, però attenzione anche a non pensare che quello che succede in Europa possa essere a sua volta soltanto un tassello di un problema che sembra investire soprattutto quello che chiamiamo il terzo mondo. Eh, L'Europa e il mondo occidentale con i suoi orribili difetti con la sua perdita di identità, con l'aver dimenticato troppe cose, compresa, compresa l'essenza di una spiritualità che è anche laica, non soltanto religiosa. Ecco, questo mondo però è ancora il luogo della libertà, libertà di parola, libertà delle istituzioni, tutte cose che sono troppo preziose per non renderci conto che se il terrorismo islamico colpisce Parigi, questo è qualcosa che tocca le nostre coscienze, non più ma neanche meno di quello che sono le tragedie che accadono in Africa, in America Latina, in Oriente, perché soltanto partendo dalle nostre libertà, credendo in esse, noi possiamo recuperare la nostra identità. Questo libro ci ricorda che è tempo di scelte forti che una società sfilacciata come quella in cui purtroppo viviamo è una società anche molto indifesa di fronte agli attacchi. Il terrorismo islamico oggi è una minaccia terribile, di cui siamo probabilmente ancora troppo poco consapevoli e la reazione non può essere una reazione incerta. E non sto parlando adesso di questioni militari che sono fuori da questa, dal nostro orizzonte in questo momento. Sto parlando di una risposta... Intima, esistenziale, culturale, per poterla dare occorre essere molto consapevoli di noi stessi, della nostra storia <coughs> e dell'importanza di difendere anche le nostre libertà. Questo è molto importante, io credo, e questo libro, proprio perché è un libro che ci pone di fronte alla durezza, alla durezza inimmaginabile per certi aspetti, di questo nostro mondo, ci pone delle domande a cui dobbiamo dare tutti oggi delle risposte e le ringraziamo Don Ginami e Vania per averci permesso di essere qui e di porci questi interrogativi. Credo che sia importante davvero. Grazie. Grazie Stefano per la riflessione. Fra l'altro mi è venuto in mente, visto che sono reduce dal viaggio del Papa in Africa, Ehm, proprio per l'estrema povertà, di, la disperazione più nera che ehm, abbiamo incontrato in, negli, insomma, in questi paesi che abbiamo visitato, mh, nelle, nelle, in queste baraccopoli, e il Papa lo ha sottolineato mh, alcune volte, e, mh, deve, ci deve fare riflettere a noi occidentali. Comunque ricchi, diciamo, paesi ricchi eh, per, eh, per poter dare di più a, a loro, per poter fare qualcosa e togliere da i, i, i giovani da, da, dalla disperazione, anche perché non, alla fine finisce che non hanno nessun tipo di scelta e finisce che eh, diventano un, um, una manodopera, diciamo così, eh, del terrorismo islamico, eh, semplicemente anche quello. La riflessione, appunto, grazie, grazie Stefano. E, visto che abbiamo toccato anche il tema del, del Messico, la prossima clip per favore. E intanto vediamo un luogo dove, appunto, ci sono stati in Messico che sfuggono al controllo della sicurezza e sono ormai nelle mani del narcotraffico, c'è cioè una, una guerra vera e propria. sí bueno yo soy este era taxista sufrí un accidente a consecuencia de que yo andaba trabajando recogí un pasaje que llevaba un muchacho que transportaba drogas dinero al cual lo iban siguiendo en la balacera me tocó un balazo en la pierna en el brazo el cual el taxi que yo trabajaba era chofer yo yo tengo un patrón el patrón ahorita, pues, me está cobrando el taxi el cual quedó me llevaron al hospital, estuve internado 15 días, me operaron, me sacaron la bala y a consecuencia de ese balazo no he podido caminar porque mi hueso quedó fracturado. il mondo che vorrei. L'applauso anche per eh, per gli autori, il, Don Gigi e Vania. <ride> Grazie. il posto. Sì, posto. Facciamo venire Vania e Don Gigi. Io faccio così qua. Di Don Gigi sappiamo un pochino tutto, e invece di, di Vania. Vania è un, una vaticanista del, di Rai News 24, è un infaticabile ottimista, una lavoratrice pazzesca, una donna acuta, spiritosa. E io spesso chiedo, mi chiedo come faccio a fare tutto questo anche perché ha una, una bella famiglia, bella numerosa e riesce appunto a, a sostenere ritmi di lavoro pazzeschi, a scrivere libri in più, eh, è presidente del, del, dell'UXI, e l'Unione Stampa Cattolica per il Lazio e anche in questo caso segue il lavoro della, di questa associazione, per cui non so Wonder Woman. <ride> e, Vania, come, che cosa ti ha. Fra l'altro, tu hai scritto una, una cosa bellissima sulla Santina Zucchinelli. La, hai tratteggiato la figura, di questa, la forza di questa donna. Eh, che, che cosa che cosa ti è rimasto fra l'altro tu l'hai conosciuta Santina no io l'ho conosciuta attraverso gli scritti eh, attraverso i precedenti libri attraverso i racconti che ne ha fatto Don Gigi e diciamo che questo libro è nato a quattro mani proprio perché mi ha chiesto come sensibilità femminile di tratteggiare questo profilo e poi di lì è nato un coinvolgimento che è cresciuto strada facendo per cui in tutto il libro anche se i, i materiali erano le sue storie le sue esperienze i suoi racconti, questi reportage di viaggio, racconti di viaggio che, come Lucio giustamente vedeva, anche io ho visto proprio la possibilità di fare intorno a questi viaggi dei reportage televisivi perché c'è un occhio anche che eh, segue le storie, le racconta. Eh, Tant'è vero che per avere poi il libro, la scrittura, io ho dato una mano anche in questo, cioè nel dare una forma scritta del libro ad alcuni materiali che erano scritti un po', un po di getto. È stato un lavoro che ci ha coinvolti, mi ha coinvolta. Eh, All'inizio devo scrivere un capitolo, poi ce ne sono quattro che hanno, che hanno la, la mia firma. Eh, anche se ripeto, l'esperienza diretta sul campo è quella di Don Gigi. Perché l'ho fatto? Qualcuno mi ha chiesto: Ma perché l'hai fatto? Dove hai trovato il tempo? È stato soprattutto il tempo delle vacanze di quest'estate dedicato a questo video? Perché ci ho visto qualcosa di vero, ci ho visto qualcosa di autentico, di sincero. Anche se in alcuni aspetti diverso magari dal mio tipo di sensibilità, anche questo per me è stato provocatorio, quello che col, si coglieva qualcuno prima, anche no? questo eh, calarsi in storie estreme di sofferenza, di povertà, di, di, di dolore. Dicevo, io ogni tanto gli dicevo: ma non conosci il livello medio della carità, il livello medio, no, perché questo, questo accanimento quasi nella storia la più troce? E poi mi sono detta in fondo: se lì si riesce a trovare una chiave di luce, a pioggia è possibile in tutto quello che c'è di, di più, medio no? E quindi, questa è una chiave di speranza bella, mi ha molto colpito, e poi mh, ci sono le chiavi che Papa Francesco continuamente lancia, provocandoci. Ecco, in queste storie, quelle che nascono dal periodo precedente all'inizio di questo pontificato, che è quello che poi io cerco di raccontare anche con il mio lavoro e che mi provoca molto, come provoca molto ciascuno di noi che lo seguiamo, eh, vedo, ho visto una grande sintonia, è stata un'altra delle cose che mi hanno spinto a, appunto a. Insieme con lui in questo lavoro c'è una cosa che eh, Bergoglio ha scritto da cardinale: che era eh, in ogni circostanza e in ogni situazione bisogna cercare il sentiero di Dio. Ecco, nei periodi in cui sembra che la spiritualità non ci sia, che lo spirito non soffi. Il dovere aggiunto dei cristiani, non solo de, de, de la, della gerarchia in qualche modo, ma dei cristiani tutti, penso debba essere proprio questo, cioè cercare quel sentiero di Dio nelle circostanze e nelle situazioni le più disperate. È quello che questo libro in fondo fa eh, attraverso appunto la ricerca del sentiero di luce dove sembra che tutto sia soltanto buio pesto. Grazie Vania. Brava, comunque non sono più presidente dell'Uxiland. Ah no, 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 Bene. lo sono stato. Adesso mi ha liberato. Hai tempo per un altro libro. Grazie. Don Gigi, allora io um, inizio con un, un pezzo di carta e con un messaggio che dice così: Grazie per la testimonianza e per averci ricordato che l'ultimo viaggio in fondo è una festa. La morte non deve essere un tabù. Prego per la tua mamma e sono sicura che dall'alto continuerà a viaggiare e a sorridere. Chi ha scritto questa frase è Franca ed era nella notte in cui moriva mia mamma. E da quella sera lì, da quella notte lì... Eh, ho visto un po' una profezia in quello che tu mi hai scritto tre anni fa senza sapere di questa sera. Nessuno pensava che tre anni dopo ci saremmo trovati qui appunto a parlare di questo um, viaggio che continua a fare Santina. E quindi il motivo grande di grazie verso Franca è un pochino legato a questa sua così, partecipazione alle vicende di Santina. Però questa sera io volevo ringraziare i nostri relatori con molta, con molta cordialità e poi la fondazione, l'associazione, ma eh, io penso che ci avete regalato delle cose belle e importanti e poi rispondo anche alla tua domanda, Lucio. Però, come l'anno scorso, io vorrei che loro... Noi andiamo via con i loro pensieri, però io vorrei mandarli via anche loro con un ricordo, con un regalo. E vorrei che voi andaste via con qualcosa in tasca, che non sono le parole che avete visto. Avete detto, Nunzio diceva ci sono troppe parole parliamo troppo io questa sera vi do qualcosa che forse trasformerà il libro in un'esperienza proprio per tutti voi quattro così di profonda adesione con questi poveri allora tutti vi siete chiesti che cosa c'è in questo cofanetto qua sulla la, la cosa. e c'è un po il tesoro della nostra associazione eh, ci sono degli oggetti che hanno una forza incredibile allora il primo oggetto che c'è qua è un ferma cravatte. Questo ferma cravatte lo portava, la, abbiamo anche evania prendi il ferma fe, cravatte. Allora, questo oggetto di tutti e quattro secondo me è una reliquia. Questo ferma cravatte era qua e è stato trovato... Adosso a Rami a Gaza, che è un cristiano ucciso perché vendeva Bibbie. Prima, con le buone, gli hanno detto di smetterla, poi hanno incendiato il locale di Gaza dove c'erano le Bibbie, poi lo hanno preso, lo hanno massacrato di botte e poi gli hanno sparato tre colpi di pistola. E poi questi islamisti alla fine, scusate, gli hanno orinato addosso. Il cadavere è stato ritrovato e la moglie di Rami, Pauline, in questo viaggio a Gaza mi ha regalato questo oggetto che per me fino ad oggi era un po' inseparabile. Lo baciavo alcune volte, chiedevo di darmi forza, aiutami. Però questa sera io voglio dare annunzio perché lui viaggia molto. Abbiamo sentito che parti per Erbil ed è una terra di martiri anche quella. E quindi è un oggetto che non vale nulla, ma ha in sé la forza, la potenza di questo martire, perché questo è un martire a tutti gli effetti, pur essendo non cattolico, pur essendo appunto eh, un protestante, ma come ci dice il Papa Francesco, quando si dà la vita per il Vangelo, non ci sono cristiani cattolici o anglicani. E io voglio dare questo annuncio perché... Io non lo conosco come il segretario generale della CEI, ma come l'amico caro che quando la Santina stava male comprò le prime cinque coppie di Roccia del mio cuore e Dio, ricordi, edite con PM. Anche allora lo facevamo un po' per, per solidarietà, abbiamo venduto 30.000 euro, le abbiamo date all'ospedale di Bergamo la cardiochirurgia e la cardioanestesia. Io vorrei, Nunzio, che questo ti aiuti anche adesso, che occupi un posto così, secondo me, di tentazione, no? la tentazione del potere, la tentazione della forza. Oggi l'ho incontrato mentre andava a casa a piedi, proprio come, e questa è una cosa molto, molto bella di, di eh, Don Nunzio, ma al di là di questo il cuore grande che lui ha, io vorrei che questo ti potesse essere di aiuto nei momenti di forza e te lo consegno volentieri. Se vi siete incuriositi di sapere la storia di Rami, comperate il libro, pagina 126. Ma poi è successa una cosa straordinaria stasera. Con Stefano ci eravamo visti, abbiamo preso un tè, e lui mi ha detto: Mi piace molto la situazione del Messico, ed effettivamente è l'ultima delle vicende, ma forse la più tragica, la più difficile, la più brutta. E lui questa sera ci ha regalato un affresco di questa Lisette. E poi l'abbiamo vista, l'ultima donna che ho abbracciato, Elisette. Elisette quando sono andato mi ha fatto un regalo. Gli ho chiesto, è qualcosa che ricordi tuo marito. E lei mi ha regalato questa cosa. Era il badge che il marito portava. E glielo hanno trovato con le mani legate da questo perché la testa non c'era più. Era stato decapitato, la testa sopra il taxi. E questa meravigliosa storia di una donna che si rimane, inci rimane incinta di questo Carlos senza volerlo, lei non voleva una seconda gravidanza, eppure rimane incinta e la bambina si chiama Carla. Ed è una bambina di quale che abbiamo in adozione e che dovremmo adottare. Allora io voglio regalare questo a Stefano e dicendogli perché stasera non pensi ad adottare Carla. <ride> È cosa. Ecco il discorso di Carla, eh, l'ha detto pubblicamente perché poi io sono subito colgo l'attimo, quindi ha detto che l'ha adotta lui, dato che l'ha vista, che ha letto e chi volesse conoscere la vicenda di eh, Lisette va attorno alle pagine 348-349, Lisette, quella che ha, la pagina che ci ha detto proprio Stefano. Non ha il valore del martire come l'oggetto che ho dato a Nunzio, però ha il valore della vita. C'è dietro un morto ucciso. E Secondo me è un oggetto comunque prezioso di, un gra di una grande potenza, di un grande valore. Di una grande... Ogni volta che io lo tenevo in mano mi dicevo, questo uomo è stato decapitato per motivi ingiusti. È stato tolto dalla sua vita per questo. E quindi te lo consegno veramente come un oggetto sacro. Che ci richiama la sacralità della vita in un luogo guerrero dove la vita invece non è considerata. Arriviamo a Luccio. A Lucio per i nostri amici ci sarà un po' un bis, ma comunque eh, a me questa cosa mi porta sempre tanto, ma tanto, tanto, tanto eh, ricordo. E quando vado in Africa, allora questa è. Una magliettina di un bambino, io faccio una domanda. Chi di voi che è un bambino così avrebbe il coraggio di mandarlo a scuola con questo? Ecco, questi bambini hanno solo questo. Io sono tornato in Kenya due volte. E il bambino adottato aveva sempre questo, l'ho cambiato e gli ne ho dato una nuova e ogni mattina quando prego o quando ho qualche problema me lo metto sotto il cuscino, lo bacio, dico dammi forza, aiutami a capire, aiutami. Ecco, noi forse avremo schifo di questa cosa, è bucato, è trascurato, è un po', diciamo così. Io lo voglio regalare a Lucio perché quando fa informazioni si vesta sempre del vestito dei poveri, che è un vestito molto importante ed è il vestito che mi sembra ti dia la forza di fare notizia come la sai fare tu, cioè la ricerca, come diceva prima Franca, di opere di luce per il mondo. Ecco, non è di sicuro una cosa di grande valore, non ha nessun valore, però quando tu pensi che questo l'ha portato un bambino e che questo bambino tutto bucato andava in giro. Senza la possibilità di cambiare il vestitino perché non c'ha la tuta, perché non c'ha il vestito della domenica, questa sera tutti qui siete vestiti benissimo, con la giacca, vestito bene. Poi domani ci mettiamo i jeans, poi stasera ci mettiamo il pigiama e andare a dormire. Questo c'ha solo questa cosa qua. E questa roba qui penso che se la porti con te, Lucio, ti aiuterà molto più della lettura di questo libro. La coperta di Linus. Le opere di luce di luce ah. di luce di di sono fatte la stantina, sono tante. Abbiamo questa pagina che potete leggere, eh, quello che ho dato a Lucio, a pagina 378, la Camicia logora di Charles. Ok, li potete leggere bene questo. Dulcis in fondo c'è la signora la Franca. Allora, per Franca c'è una cosa un po' particolare. Eh, non ha il valore degli altri oggetti, non ha questo significato, però ci porta in un luogo di sofferenza. È un anello e viene dalla striscia di Gaza ed è una ragazza musulmana che si chiama Amal e potete leggere di Amal a pagina 156. Questa ragazza che ci dice il ruolo della donna in un ambiente in cui non si può essere donna se non in modo islamico. Lei mi diceva: Io esco senza ciador senza vestito, poi per strada vedo. Per la donna islamica è bene mettersi coperti e allora guardo in giro se c'è qualcuno e mi copro. Poi vado avanti, la sura del Corano devi essere coperta. E poi, dopo, per la donna del, del Corano, non c'è possibilità di essere, diciamo, eh, senza velo. Questa ragazza ehm, lavora dalle sue Madre Teresa pur essendo una musulmana. Ultimamente questa ragazza si è impegnata nella lotta contro Israele, bene o male non lo so, ma è stata ferita da questi scontri. Allora io ti regalo questo anello che viene da Gaza perché ogni volta che tu fai la giornalista possa difendere la verità e la bellezza della donna, proprio come Papa Francesco ci dice. No? Abbiamo Grazie. bisogno di camminare molto su Grazie. questa strada. e Non vale nulla, però viene da un mondo in cui essere donna è più difficile Grazie. che qua. E rispondo alla domanda di Lucio, e poi finiamo. Eh, cosa provo di fronte a tutto questo? Mi ha colpito molto la tua di tutta la serata, la cosa che più mi ha colpito perché sei arrivato proprio nel mio cuore: è, ma io sto facendo il Bergoglino, cioè sto facendo una roba perché questa roba qua così va di moda. E ho trovato due spiegazioni che mi hanno messo al sicuro. Eh, Nunzio mi ricorda quando spingevo la carrozzina nel 2005 pulendo scusate la merda e l'omito di mia madre oppure spingendola in giro per le strade oppure eh, facendo già opere di luce avevamo già fatto diverse opere prima di queste avevamo aiutato in Afghanistan, avevamo aiutato a Baghdad una bambina che si chiama Nairi avevamo aiutato nello stesso stile, se entrate nel nostro sito FondazioniSantina.org, questo c'è la cosa che è vera è che è arrivato questo, questo Papa, io mi sono sentito ancora più fortificato in questo e penso che la prova del 9 è, forse vi scandalizzerete tutti, ma non me ne frega niente, a me non interessa vedere questo Papa, non me ne frega proprio niente, perché lui ci dice una cosa bella, forte, che i poveri sono la carne di Gesù. Alcune volte qualcuno mi dice: Ma tu lavori in segreteria di Stato per il Papa o lavori per la fondazione? E io rispondo ridendo: Il Papa è il vicario di Gesù, ma i poveri sono la carne di Gesù. E vedere lui che bacia questi, questi malati che fanno un po' schifo, no? Avete visto tutto questa. vedere lui che è libero dal potere, vedere lui che è una bomba atomica di, di bontà, a me spinge veramente su questa strada che è quella della solidarietà. E vedo che comunque gli amici vicini, c'è qui Monsignor Rueda, ma ci sono tanti amici vicini, come Guillermo Carcero e altri, non siamo tutti proprio da manicomio, ecco, siamo persone pieni di peccati, tanti difetti. Il Papa dice, è stata bella l'intervista di ieri, no? Io mi confesso quindicinalmente. Forse abbiamo bisogno di confessarci, ma siamo felici e contenti di quello che siamo, senza avere donne, bambini, pedofili o queste cose qua. Ma questa sera il focus, come hai detto, non era su di noi che lavoriamo lì o su questa roba. Il focus, secondo me, questa sera è su due cose. La prima, forse l'avete vista tutte, come, eh, come Stefano diceva, i poveri che sono la carne di Gesù. Ma poi scusatemi, da prete. Questi meravigliosi preti che ho incontrato in giro, tu hai toccato un altro parte, cioè questo qui, questo Ernesto, due martellate rimesso a posto la Jeep, io non sapevo neanche che cos'era. Eh, vado in Brasile, vado in Perù, in mezzo alla, alla foresta, due preti, poverini, con i denti rotti perché non hanno il dentista, che vanno avanti con 100 euro al mese in due. E mi vogliono fare i colti, gli eruditi, mi dicono, allora monsignore, tu che vieni da Roma, come sta il cardinale Bertoni, il segretario di Stato? Ho detto, mi sono fatto una risata dicendo, questi sono proprio fuori completamente da queste strutture che abbiamo noi gente che vuole bene la sua gente Ernesto aiuta a partorire le donne Ernesto è colui che va eh, magari mette un, un, un punto nella mano eh, magari si sveglia alle 4 della mattina perché va a un villaggio prega in un, un modo eccetera ma è gente meravigliosa I, il prete che ha messo in galera in, in Vietnam perché aveva gli scritti di, 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 di Van Tuan 4 quattro anni, di cui due in, eh, eh, diciamo, isolamento. Ma chi parla di quello lì? Oppure giù, appunto, eh, in Perù come dicevo, questi due preti in mezzo alla foresta, non sanno cos'è un telefonino, una, una macchina del 1974. Ma questi sono meglio di Papa Francesco. Questa gente veramente che, che ci dice che veramente essere con la fede. Io mi sento solo di essere un po', Colui che fa il reportage di questi, ma la mia idea sarebbe veramente di assomigliargli sempre di più. Sono in partenza per il Perù, andrò giù a vedere se è finito questo tetto. Nei dieci giorni di, di ferie che mi rimanevano faccio questo viaggio. Però quando ritorno, che l'aereo tocca su Roma, mi sento un po' più tranquillo al mio posto, pensando a questa gente, pregando per loro, i bambini che abbiamo adottato, le situazioni eh, finali no? di questa Lisette con Stefano e tutto. E quindi. Io volevo dire, questa sera elogiamo questi preti, questa gente che. Il, il vescovo di Garissa, Gio Alessandro, gli sparano in un fianco, gli rovinano l'intestino. Quattro mesi tra la vita e la morte a Marta. Io non sarei più tornato lì, no, torna lì ed è vescovo lì. Dove avere, come diceva il Papa in un'introduzione alla Bibbia per i tedeschi, ora fatta anche in italiano: dove avere in una Bibbia è come avere delle granate in un armadio, perdi la vita. Al-Shabaab è molto duro. Eh, ricordiamo Garissa, ma fuori dalla cattedrale qui hanno sparato una granata, di qui hanno buttato questo e l'altro. Oppure a Gaza, il padre Jorge Hernandez che sta giù con 150 persone tra Al-Shabaab tra Hamas e Al-Fatah che litigano, si sparano, gli israeliani che sparano ancora di più, una situazione da inferno e lui è lì portando veramente speranza. Questi sono dei giganti grandi, belli, che mi danno forza che, e spero che leggendo queste pagine voi possiate eh, sentire dentro un respiro di, di, di gioia, di forza, di, di, di grande, grande serenità. Vado veramente verso la fine dicendo che è possibile tutto questo perché dietro una squadra meravigliosa Lucio eh, lei è una di queste, cioè lei fa parte dell'associazione. Eh, siamo un po' esigenti con chi entra, però abbiamo una squadra fenomenale, ci vogliamo molto bene, ci aiutiamo eh, in modo molto profondo. C'è Francesca, la nostra segretaria, che è quasi consacrata all'associazione, ma anche Franca, Luigi. Ecco, io voglio dire un grazie a tutta la squadra che ha permesso questa avventura incredibilmente bella e grande e dire un grazie a tutti voi e dire a tutti voi che eh, c'è un posto per voi nell'associazione fondo Ignazio Ingrao che preparerà un pezzo bellissimo per Panorama, spero, o qualcosa del genere, vedo appunto tanti amici giornalisti qui, vedo tanti professionisti, noi non vogliamo soldi, lo avete capito, non ci interessano i soldi, ci interessa che voi vi affascinate dei poveri e che ci stiate vicino, basta. Poi quando giro, vado in giro non nell'idea di aiutare, ma di essere aiutato. Quando arrivo lì, settimana prossima starò dieci giorni in questo bario, senza il bagno, la latrina fuori, vai, quando torni dici mi hanno aiutato veramente ad essere migliori. Io ringrazio di nuovo tutti e se vogliamo salutarci magari rimettendo il, il, un video che, che volete o quell'ultimo quell magari del Messico e coloro che hanno ricevuto l'invito per la cena adesso penso che andiamo a sinistra e gli altri sono lì di della sala. Però Nunzio se vuoi venirci a far dire un padre nostro prima eh, che così la benedizione del nostro segretario generale vieni qua. No, <ride> vieni qua, vieni qua. Poi c'è questo bellissimo crocifisso e quindi ci rivolgiamo qui, ci mettiamo in piedi e facciamo questa preghiera. Sí, bueno, yo soy, este, era taxista, sufrí un accidente a consecuencia de que yo andaba trabajando, recogí un pasaje que llevaba un muchacho que transportaba drogas, dinero, al cual lo iban siguiendo, en la balacera, me tocó a mí un balazo en la pierna, en el brazo, el cual el taxi que yo trabajaba, era chofer yo, yo tenía un patrón, el patrón ahorita pues, me está cobrando el taxi, el cual quedó despedazado, balanceado, me llevaron al hospital, estuve internado 15 días, me operaron, me sacaron la bala y a consecuencia de ese balazo no he podido caminar porque mi hueso quedó fracturado. El